Sì. Ok, andiamo. Allora, ciao a tutti. Allora, io sono Elvira, una volontaria della Calabria, della provincia di Catanzaro. Vi faccio vedere dove ho i miei piccoli. Andiamo, il cancello, sentite ora piangere un piccolino. Chi si è fatto male? Ogni tanto si danno qualche morsetto tra di loro. Tutto normale, tutti qua al cancello, quindi vuol dire che stanno bene. Eccoli qua, tutti che aspettano. Allora, andiamo dentro, 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 piccolini. Ok. Allora, entrate, aspettiamo, vediamo se c'è qualcuno connesso. Elisa, c'è 11. Qualcuno? 11. 11 persone. Ok. Allora, aspettiamo qualche minuto e poi vi ripresento di nuovo il posto. Ciao piccolo, vieni, Pepe, vieni, Pepe, vieni amore, vieni, amore mio, e arrivano tutti, Pepe, ciao Pizzi, amore, ok, piccolini, questa è la mammina, bella, eccoli qua, fanno tutti le loro sdraiette, i loro lettini. Allora, quanto siamo come connessione? 13. 13. No, vabbè, iniziamo, dai. Allora, vi ho detto che... Allora, io mi chiamo Elvira e sono una volontaria del Sud Italia, della provincia di Catanzaro. Allora, io raccolgo i randaggini dalla strada e cerco di portarli innanzitutto in salvo, fuori dai pericoli. Quindi io quello che riesco a trovare. Questa, come vedete, è una campagna, la mia campagna, che ho adibito, diciamo, a loro. Poi ho altri posti, altri tre posti che sono in due paesi vicini. E quindi niente, purtroppo non sono tutti qua, i pelosetti, i randaggini miei. Però poi farò altri video, altre dirette, così vedrete pure gli altri. Io raccolgo questi randaggini, li metto in sicurezza, li curo. Dopodiché inizio a fare i vaccini, i microchip, li sistemo per essere adottati. Dopodiché c'è l'associazione per i pelosetti di Silvana che mi dà una mano, una grossa mano, diciamo, fanno tutto loro perché cerco un'adozione e mi trovo un'adozione per ognuno di loro. Ci aiutano in tutti i sensi perché grazie a voi e a tutti quelli che seguono i pelosetti di Silvana ci mandano dell'aiuto, anche del cibo, guinzagli, ciotoline, ci mandano di tutto, anche giochini hanno mandato per loro. Quindi ringrazio tutti veramente di cuore. Dietro i pelosetti di Silvana ci sono tutte le volontarie che fanno un grossissimo lavoro. No, abbaiano a Elisa la telecamera perché non la vedono mai. Vieni Pizzi, vieni qua, Pizzi. Bolli, belli, belli. Bollissimi. E quindi mi danno veramente una grossa mano. Poi c'è chi si occupa, tipo Ilaria, Cati, insomma, chi si occupa di pubblicare le foto, fare il video, chi insomma tutta la parte dei foto. Diciamo che è una grossa squadra e molto efficiente. Infatti io diciamo che la mia media di adozione è 5, anche 7, diciamo, al mese di adozione. Ho avuto anche mesi di adozione. Quindi diciamo che veramente c'è un grosso lavoro dietro da parte di tutta l'associazione. Se volete aiutarci potete contattare l'associazione con i social e dare aiuti in tutti i sensi, perché abbiamo bisogno veramente di qualsiasi aiuto, anche di passaggi, che tante volte c'è qualche cagnolino in stallo e deve andare a casa in adozione e quindi abbiamo bisogno di passaggi, abbiamo bisogno di aiuti come stalli, perché anche tante volte capita che ad esempio se io ho un altro cagnolino, oppure anche questi cagnolini, facciamo un esempio, che crescono, si litigano tra di loro, c'è quello sottomesso che viene veramente ferito e quindi bisogna toglierlo d'urgenza e abbiamo bisogno di stalli per toglierlo, mandarlo in stallo in un posto sicuro fino all'adozione.
Quindi abbiamo bisogno tanto di stalli, di adozioni, di passaggi, di cibo. Qualsiasi cosa potete aiutare. Qualsiasi cosa, ci volete tanto, è tutto ben bello, tutto, guardate. E niente, anche pubblicità, o passata, la qualsiasi cosa, per aiutare questi piccolini. Allora, io vi faccio vedere qua, questa è la mia campagna, vi faccio vedere come ho sistemato un pochino così per loro. Là stanno nel il giorno, quando non c'è il sole, la sera. Poi da questo lato invece ho messo questa tenda per riparare un po' il sole, almeno stanno un pochino al fresco, anche se poi c'è un'altra zona più fresca. Entrate, qua c'è un box che erano da quando erano piccoli, li mettevo pure qua dentro, giocavano e uscivano, insomma, hanno ormai rotto. Qua c'è la pappa, zona pappa, loro mangiano ad esempio, giusto o sbagliato, io ho chiesto alla mia veterinaria, mi ha detto che va benissimo, loro mangiano la pasta o il riso con la carne la mattina e dopodiché mangiano croccantino. Ora gli hanno portato pure un altro pochino di pasta perché l'avevo cucinata un po' di più per oggi. Per farli giusto contenti, ma il pomeriggio mangiano croccantini il secondo pasto e poi glieli lascio per la notte, vabbè. Qua c'è l'acqua, vabbè, e questo è il bagnetto. Gliel'ho messa perché ci sono delle giornate veramente di caldo, loro si vanno a bagnare, si fanno un piccolo bagnetto, diciamo, e infatti si divertono pure. Qua stanno freschi, questa zona è freschissima, anche quando c'è il sole cocente, è freschissimo qua dentro. E se ne vengono qua su questa pedana, stanno un pochino qua a dormire, a fare la pendichella pomeridiana. Poi qua, vabbè, ora è tutta rotta, perché poi questa gliela metto per quando piove, la copro, e qua la zona notte. C'è quella cuccia che me l'ha fatta il falegname per quando erano piccolini loro. C'è uno sportello a ghigliottina qua davanti, qua uno sportello a ghigliottina dove i piccoli non uscivano, però la mamma si infilava dentro e quindi era per quando erano piccoli. Ora ho tolto la ghigliottina, diciamo, e ora loro dormono là dentro e la mamma sta qua fuori, fanno quello che vogliono. Comunque, poi, allora vi faccio vedere una cosa, ora, e vi presento loro. Allora, attenzione, qua. Allora, qua ho un pezzo di terra che si potrebbe recintare, un domani spero di recintarla, per poterli fare pure scorazzare fuori. Però per ora siamo così, poi piano piano lo sistemerò meglio. Purtroppo dovrei fare pure altri box, poi vediamo, perché ci sono gli altri poverini, non sono così fortunati, e li abbiamo in altre recinzioni, in altri, diciamo, rifugi di salvataggio, che poi vi farò vedere negli altri video. Allora, ora vi presento tutti quanti i piccolini. Due se ne sono andati, ma ora arriveranno. Allora, questa è la mammina, la sua storia. Vi faccio vedere, vi racconto la sua storia. Questa mammina era randaggia, erano quattro randaggini e c'erano due femminucce, tra cui lei. Poi gli altri sono stati presi, una da una ragazza di un paese qua vicino, so che la tiene lei, la tiene bene, e gli altri due uguali, gli stanno con una signora. I due maschietti. Allora lei l'abbiamo presa tempo fa con una mia amica e l'abbiamo chiusa in una recinzione e ci è scappata, si è arrampicata proprio alla rete, ci è scappata, non sono riuscita più a prenderla. Che è successo? L'abbiamo ritrovata con quattro cuccioletti e niente, però purtroppo lei non si faceva avvicinare, i cuccioli siamo riusciti a prenderli e li abbiamo adottati, sempre con l'associazione I Pelosetti di Silvana. Poi è passato qualche mese, alla fine siamo riusciti a prendere quella gabbia trappola e grazie a un contadino l'abbiamo presa e indovinate, era incinta e dopo due giorni ha partorito. Li ha tenuti qua tutti i piccolini, ne ha fatti nove. Un giorno erano sei, vero? Il secondo giorno erano otto e il terzo giorno, dico, ma possibile, non so contare, erano nove. Quindi in tre giorni sono nati i suoi piccoli. E niente, lei, guarda, è dolcissima, però è sempre vissuta fuori, randaggia. Vieni, amore, guardate come si... Vieni qua, bella! Vieni. Allora, quando la prendi... Allora, basta, calmati, amore, dai, vieni. Oh, il cuccicina. Vedete, ancora un pochino selvaggina. E che, vabbè, ora vuole giocare, però fa fatica sempre a stare al guinzaglio.
fa fatica a farsi prendere in braccio perché non era abituata, ha sempre vissuto per strada. Però diciamo lo faccio, è tranquilla, ora vabbè perché vuole giocare, è agitata. Allora, ora vi faccio vedere, comunque vi informo di una cosa perché la mamma ha trovato adozione grazie all'associazione. I cuccioli sono 5 e 3 hanno trovato pure adozione e sono felicissima perché è da poco che abbiamo saputo la notizia. Infatti erano tutti e 5 da adottare, ora invece sono rimasti soltanto 2 e ve li faccio vedere chi sono. Allora, questo è Pizzi ed è stato adottato. È un cucciolone tenero, bello, buono, è un cuccioccone, vero? Affettuosissimo, ma tutti lo sono. E ora si è avvicinata la telecamera, me ne disa, e quindi loro sono scappati, giusto? Dai, vediamo, vai di là, magari vediamo se si avvicinano. Dai, vieni! Bebe! Vi do una cosa, guardate cosa vi ho portato, guardate come arrivano ai regalini. Vediamo ai regalini come arrivano. Vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è qua? Biscottini! Chi li vuole i biscottini? Arrivano tutti. Ti pareva? E i biscottini! Allora, calmatevi, uno alla volta. Aspetta! Aspettate. Però dovete fare i bravi, se no niente biscottini. E guarda, non li voglio. Sì, li mangio. Anche, avete mangiato poco fa. Fate i bravi però, dai su. Allora, presentiamo innanzitutto Pepe. Allora, Pepe cerca adozione, è il più piccolino di stazza, ed è lui. È il più piccolino, e lui quando era piccolino pure si è fatto male a una zampa, anzi, dir la verità l'ho pestato io. E poi l'ho tenuto a casa per un periodo, poi sono partita e l'ho tenuta una mia amica pure a casa, e quindi è stato un pochino il più viziatello. Vuoi? No, non lo voglio. È molto dolce, buono, è una stazza media, forse secondo me è l'unico che assomiglia alla mamma, quindi diciamo che rimane sempre sui 12-13 kg, non di più, ma forse pure meno, è proprio piccolino. Allora, quindi Pepe cerca adozione, cerca una famiglia, vero? È molto dolce, buono, va pure al guinzaglio. Ed è tranquillo, vero? Ci approcciamo un pochino. Oh, è coccolone, proprio coccolone. Ero un pochino agitato dalla situazione. Perché c'è la mia amica, perché vedo tutti agitati, vero? Forse capiscono che siamo in live. Vero, Pepe? Poi hanno pure caldo. Ci siamo messi proprio al sole. Vero, Pepino? Pepuccio, mi dà un bacino. Andiamo. Allora, vi presento gli altri. Vieni qua. Questa è Kate. Questa è Kate ed è adottata. Partirà da tra poco in adozione. Vero piccolina? Sono tutti dolcissimi, non lo so perché, forse perché è la mamma, forse è proprio la natura di questo tipo di razza, diciamo, che poi è comunque una meticcia. Questo invece è Lessi e lui cerca l'altra adozione. Ecco qua, Pepe e Lessi cercano adozione, vero amore? Questo è un coccolone, lui come io accarezzo qualsiasi cucciolo o la mamma, arriva lui, che deve essere coccolato, vero? Poi mi deve abbracciare, si mette qua così e mi abbraccia e si prende tutti i bacini, vero? Fatti vedere quanto c'è corino, guardatelo. È una dolcezza in persona, vero? Dolcezza unica, piccolino. Bello. Prendiamo qualche giochino. Prendiamo questo giochino. Dai, dici, voglio essere adottato. Dai, chiedi. C'è una mammina là dietro che mi vede? Diglielo. È molto dolce. Guardate cosa fa. Allora, quest'altro. Stai mangiando? Sono veramente deliziosi. Tutta la cucciolata è stata così, molto buoni, affettuosi. Forse perché non hanno subito... non hanno subito la vita da randaggio, diciamo. Ci sono i giochini ora qua. Cosa vi ho portato? Ho tolto tutti i giochini vecchi, erano tutti rotti, brutti. E li ho tolti tutti. Ho portato i giochini nuovi. Chi li vuole? Chi li vuole? Chi vuole giocare? La bambina sembra una cucciola. Guarda, vuole giocare pure lei.
Facciamo il tiro alla corda? Dai, chi tira? Dai, vai di qua, dai, tira, tira, vai, vai, pizzi. Vai, vai, bella. Tira, dai, gioca, tira. Ecco qua. Cosa c'è qua? Vediamo se c'è qualche altra cosa. Se l'è presa la mamma. Che sono questi? Vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di andarla a prendere. Hanno paura. Fa troppo rumore. Niente, non gli piace. E le palline? Chi le vuole? Che le vuole le palline? Vediamo. Vai. Pepe? Pepe? Non c'è anche una, Pepe. Tagliela, Pepe. Molla. Mollala. Allora. Niente, spero che in questo... Io è la prima volta che faccio una live, quindi scusate un pochino le... E non so cosa dire, non so, dico le cose essenziali e mi dispiace se dimentico qualcosa. Spero comunque soltanto di trovare adozione, e le live nostre speriamo che servano a questo, a trovare solo l'adozione ai piccolini e trovare una bella famiglia che gli voglia bene. Quindi vi ripeto, questo è Pizzi che cerca adozione, spero in una bella famiglia, Pizzi. E poi c'è Lessi. Dov'è Lessi? Lessi? Lessi, vieni Lessi, vieni, Lessi, vieni piccolo, vieni, vieni, vieni amore, vieni. Questo è Lessi e cerca pure lui una famiglia, anche perché ora se partono tutti i fratellini e parte pure la mamma, rimangono da soli. Quindi spero veramente di cuore di trovare qualcuno che li tenga, diciamo. Allora, questa ho fatto una live qua, spero che la prossima vada meglio e che sia un pochino più tranquilla io. E la facciamo negli altri posti, perché ci sono altri tre posti dove tengo altri randaggini. Allora, ora gli diamo qualcosina da mangiare che loro adorano. Non lo faccio sempre perché non vorrei che gli facessero male. Allora, vediamo. Ehi, piccoli, guardate cosa c'è qua. Guardate cosa c'è qua. Chi lo vuole? Questi sei. La mamma bella, Ciro e Pizzi. E piccolo, invece il piccolino sta in disparte, vedete Pepe? Perché sa che è a turno, tocca pure a lui, vero? E se la mangia lui. Anziché salterellare come fanno tutti, vero? Ciro. Com'è? Hai visto? Sono pazzi, ma pazzi proprio. E Pepe. E ora tocca la mamma. Piccolino. Allora, spero veramente, ripeto, in un vostro aiuto, qualsiasi aiuto, aiuto in passaggi, in stalli, in cibo. Per aiutarci contattate l'associazione Pelosetti di Silvana, la trovate su Instagram, su Facebook. Spero veramente tanto, perché ce ne sono tanti randaggi in giro. Ci sono già due, ad esempio, che vengono di notte a mangiare vicino casa mia. E gli metto da mangiare in una casa vecchia e loro vengono, mangiano, certe volte li vedo perché sono lì a mezzanotte, poi vengono più tardi, magari non ci sono, che sono a letto, però di giorno non si fanno vedere ed è un bene, anche perché così la gente non gli può far del male, magari dormono e poi girano di notte. E spero di prendere loro, e quindi come partono i piccolini qua e la mammina posso portarli qua. Ora ho paura perché anche se sono buoni però non si conoscono, non so che reazione hanno con noi, sono cuccioli questi, ancora sono piccolini, poi la mamma magari può reagire pure per difenderli e quindi non so cosa succede. Poi io non sono qua sul posto, se abitavo qua era diverso, magari li controllavo, ma purtroppo. Quindi aspetto, come adotto questi piccolini e la mamma, prendiamo gli altri randaggini. Per ora cerchiamo di dargli da mangiare, accudirli a distanza. Non ce n'è più, abbiamo finito tutto, abbiamo finito, non c'è niente. Chi ne vuole ancora? Vedi, che salutiamo, venite, salutiamo. Quanto abbiamo di visualizzazione? C'è qualcuno? Ci sono 11. 11? Ok, dai, grazie per averci seguito. Vi ripeto, diciamo, i piccolini che devono essere adottati. Vieni Lessi, vieni Pepe, ecco qua, questo è Pepuccio. Pepe è di lì, cerca famiglia, è molto bello, piccolino, è molto dolce.
E poi c'è Lessi. E dov'è Lessi? Eccolo là. Vieni qua, Lessi, vieni. E sei rimasto così, appeso. Vieni, Lessi. Vieni, ha paura di lei, guarda te. Vieni, vieni qua, amore, vieni. Lessi, Lessi. Vieni, Lessi, vieni, che ti do pure quella bambina. Vieni qua, Pizzi. Oh, ma sono monelle, ora si sono distratti dai giochini. Dai, vieni qua, Lessi, qua. Vieni, Lessi, vieni. Ah, ora prendo uno e gli altri sono gelosi, vero? Vediamo. Oh, ecco qua, Pizzi. Piccoli, dai, vieni qua, vieni, vieni, Kate, vieni. Ecco qua, questo è Lessi. E c'è pure lui ad azione. È un patatino. È pure lui molto dolce, di solito è più affettuoso. Ora un pochino spaventato sicuramente dalla mia amica. Vero, amore? Anzi, è dolcissimo comunque pure lui, affettuoso. Vuole sempre in braccio, quando mi siedo, mi abbasso, mi sta sempre sulle... Vero? Sempre cercare coccole, sempre cercare coccoline. Sono dolcissimi questi piccolini, ma come tutti i randagini comunque. Allora, spero in un vostro aiuto, vi saluto, ci vediamo alla prossima live, nell'altro, non lo chiamo rifugio, ma è un rifugio di emergenza, diciamo, perché... Non lo so. Aspettiamo, vediamo un attimo se si riconnette, giusto da salutare ormai. Niente? No. Ma sta girando? No, no. Però i messaggi arrivano, c'è poca connessione e non si riesce. Ah, allora forse si sente, sì, la voce magari. No, no, ogni tanto litigano, Simonelli. Ok, allora, dimmi quando c'è la connessione. Non si riprende, però arrivano le notifiche di chi partecipa. Mm-mm. Arrivano. Vabbè, sì. Forse mi sentiranno, se non si vede. Non ho idea. Boh. Vabbè, io continuo. Allora, niente, vi saluto allora. Vi ricordo i pilosetti di Silvana, dateci un aiuto con loro, tramite loro, perché arriveranno a noi. Vi ringrazio veramente di tutto. Sia per averci seguito oggi e sia per gli aiuti che ci darete. Sì, si sente. Ti vedono, cioè ti sentono, non ti vedono. Ah, ok. Sia per l'aiuto che ci darete. Ok, grazie di cuore. Grazie, ciao a tutti. Ciao dai piccolini. Fai una ripresa allora? Ti salutano? Purtroppo non c'è, non riesco, okay. C'è poca connessione. Vi salutano tutti i pelosetti. Ciao a tutti e grazie. Allora stavano più tranquilli. Ok, bisogna salvare. Non si è, non abbiamo. Hai staccato? No. Allora stacchiamo. Allora. Non riusciamo a. Come si stacca? Allora. Francesca e Matteo, eh? Vedi, già si sente, che si sente. Ah, si sente, ok. Ma non sappiamo come staccare ora. Perché non c'è la connessione, forse non ce la fa fare. Ma c'è ancora, siamo ancora in linea? Sì. Come si stacca? Confermi di voler terminare. Ok. Termina.